Dati i punti A di coordinate meno 4, 0, B di coordinate 2, 2, trova per quale valore di K il punto C di coordinate 2K meno 1 e K più 3 è il vertice del triangolo isoscele ABC di base AB, determina poi un punto P del lato AC, tale che AP fratto 7 sia pari a PC. Problema molto interessante, del quale subito scriviamo i dati e poi facciamo qualche considerazione. Dunque, direi di scrivere appunto i dati A a coordinate meno 4, 0, B a coordinate 2, 2 e poi ci danno un punto C, però ci danno un punto C al variare di un parametro che è espresso come 2k-1 e k più 3. Dunque, giusto per farvelo sapere, perché mi sembra giusto farvelo sapere, visto che nel sito della Zanichelli c'è una rubrica, ma ne hanno già parlato i ragazzi della quarta, quelli che seguono la trigonometria sanno, hanno già parlato di questo. C'è una rubrica nell'esperto risponde, aula di scienze, insomma, divisa per matematica, fisica, dove il professor Massimo Pergamini, uno degli autori di questo, del libro dal quale prendo gli esercizi, risponde a delle domande di studenti, in questo caso di una studentessa, se non ricordo male, che pone al professore due problemi, di cui uno è proprio questo, è il numero 140 di pagina 200 del testo, appunto, Matematica Blu 2.0, il volume 3 della Zanichelli, autori proprio Massimo Pergamini, Anna Trifone e Gazzella Abrozzi, che sono tre insegnanti, sono stati, Massimo Pergamini è stato anche preside dell'università di un liceo scientifico di Modena, se non ricordo male, e in ogni caso sono tre insegnanti. Spiegazione che però della quale io francamente non ho capito una mazza, se posso dire. Adesso magari ne verrò querelato per questa, ma non ho paura di essere querelato, anche perché io faccio solamente una piccola considerazione, non è una polemica la mia. Se uno spiega una cosa, se uno si mette a spiegare una cosa, la deve spiegare nel dettaglio, perché altrimenti per spiegare una cosa della quale non si capisce niente, per spiegare una cosa araba, a questo punto è inutile spiegarla, io dico questo, tagliando, saltando passaggi, questo è un mio cavallo di battaglia, sapete, è una mia battaglia, perché non sopporto le persone che spiegano le cose e spiegandole non si capisce ancora meno rispetto alla domanda acquisita, insomma, è una cosa che non la riesco a digerire. Sarò io perché ho questa predisposizione, mi piace andare a spiegare fino al midollo le cose, altrimenti non ha senso andare a. No? Poi anch'io qualche volta, probabilmente quando spiego, benissimo, non si capisce niente, me lo dicono ogni tanto, può capitare, non tutte le ciambelle riescono col buco. Dunque, io direi di andare a disegnare questi due punti, no? Tanto alla prima domanda possiamo rispondere, perché la domanda che tra l'altro abbiamo già visto, abbiamo già intravisto con qualche altro problema, qui ci chiedono di trovare il punto C tale che il triangolo ABC sia isoscele sulla base AB. Dunque, andiamo a disegnare la situazione, in questo caso non c'è molta scelta perché il punto C non lo possiamo disegnare, però possiamo rappresentare nel piano cartesiano i punti A e B. A che sta ovviamente sta sulla giace sulla sedere ascisse perché ha coordinate meno 4, 0. Quando un punto ha coordinate del tipo x e 0 sta sicuramente sull'asse delle ascisse, così come quando un punto ha coordinate 0y giace sicuramente sull'asse delle ordinate. Mentre il punto B è sicuramente stato nel primo quadrante perché ha sia ascisse che coordinate positive. Eccolo là. Però non sappiamo, possiamo finirlo questo triangolo, perché non abbiamo in pratica il vertice C, perché C è il vertice però, perché ci dicono che il triangolo isoscele ha base AB. Quindi sicuramente qual è la condizione fondamentale? È quella di andare a imporre che AC sia pari a CB. Ce lo dice il testo, perché il triangolo isoscele è sulla base AB. Dunque, andrei a questo punto a applicare la formula della distanza fra due punti, dove io ho comunque le coordinate di C, che sono in funzione di un parametro K, parametro reale, ma comunque la posso applicare. Quindi, cominciamo col scrivere, questa è la condizione, quindi segnatela perché questa è la condizione per risolvere la prima parte di questo problema. Allora, vedete, sempre col disegno a fianco, perché senza il disegno non si riesce a capire bene le cose. Quindi vi consiglio sempre di rappresentare anche in maniera un po'
magari se possibile in grande, ma quantomeno cercare di rappresentare tutto quanto nel piano cartesiano. Allora, calcoliamo AC applicando la formula della distanza fra due punti, quindi andrei a fare AC la radice quadrata di x di c meno x con a che leviamo al quadrato, quindi x di c è 2k meno 1 meno 4 diventa 1 più 4 che leviamo al quadrato, più y di c meno y di a che leviamo al quadrato, ma visto che y di a è 0, k più 3 meno 0 è 1 k più 3, quindi leviamo al quadrato solamente k più 3. Questa è AC, a questo punto ci manca BC, dunque BC, stesso discorso, possiamo fare x di c meno x di b e y di c meno y di b, sia x di b che y di b sono 2, quindi andrei a fare un 2k, ovviamente ciascuna delle quali poi leviamo al quadrato, 2k meno 1 meno 2 che leviamo al quadrato più k più 3 meno 2 che andiamo a elevare al quadrato, ecco qua quello che va fatto. Dunque, andiamo a sistemare un po' le cose, abbiamo che AC e quindi la radice quadrata di il quadrato di 2k più 3 più il quadrato di k più 3, così come BC, sistemando un po' le cose, da un punto di vista algebrico intendo, è 2k meno 3 tutto al quadrato e questo rimane un k più 1. Quadro che 3 meno 2 è 1. Bene, a questo punto andrei a eguagliare AC con BC, che però, visto che è un'equazione, io posso anche elevare ciascuno dei due membri al quadrato, quindi vale sicuramente il fatto che AC sia uguale a BC, ma anche che AC al quadrato sia pari a BC al quadrato, quindi così in modo tale da eliminare le radici sia a sinistra che a destra. Quindi sviluppiamo intanto questi quadrati, il quadrato del primo è un 4k al quadrato, il quadrato secondo è un 9, mentre invece 12k è il doppio prodotto del primo per il secondo, più il quadrato del primo è k al quadrato, più 9 è il quadrato del secondo, più 6k è il doppio prodotto. Uguagliamo a BC, che è il quadrato del primo, che è sempre 4k quadro, più 9 che è il quadrato del secondo, questa volta un meno 12k è il doppio prodotto, poi viene un k quadro più 1 più 2k, che è il quadrato del primo, il quadrato del secondo è il doppio prodotto. Se ne vanno molte cose, come potete notare. Vediamo che 4k quadro da una parte se ne va con un 4k quadro dall'altra, siccome anche k quadro da una parte se ne va con k quadro dall'altra, un 9 da una parte se ne va con 9 dall'altra. A questo punto, mentre preparo le armi, i pennarelli, andiamo a sommare e abbiamo che 12k più 6k è sicuramente un 18k più 9, quindi rimane così. Andiamo a guagliare a un meno 12k più 2k è un meno 10k più 1. Direi di portare 12k a sinistra e 9 a destra. 12k portato a sinistra diventa 10k, 10k. 9 portato a destra diventa meno 9, quindi otteniamo un 18k più 10k che è un 28k, uguale 1, meno 9 più 1 è un meno 8. Andando a dividere per 4 entrambi i membri di questa equazione, facilissimo, otteniamo che un 7k è uguale a meno 2. E in effetti otteniamo il primo risultato che ci interessa, dividendo per 7 poi ulteriormente tra i membri, otteniamo che k è proprio meno 2 settimi, come ci conferma poi come ci conferma il risultato del testo. Quindi K abbiamo trovato è valere meno 2 settimi, un numeraccio direi, ma così è, non ci possiamo fare niente. Se K è meno 2 settimi, a questo punto possiamo disegnare il nostro punto C, perché andiamo a sostituire al posto di K nelle coordinate di C per avere appunto questo punto, che ci verrà appunto brutto da un punto di vista numerico, che vediamo che viene un meno 2 per 2 settimi, scusa, un 2 per meno 2 settimi è un meno 4 settimi meno 1, ovvero un meno 4 settimi meno 7 settimi e un meno 11 settimi, quindi viene una scissa del punto C che è pari a meno 11 settimi. Quindi ho l'ordinata che io giustamente intelligentemente ho cancellato, era k più 3, sì, non lo trovo più k più 3, sì, e quindi devo fare un meno 2 settimi più 3.
ovvero un 21 settimi meno 2 settimi, quindi un 19 settimi, vi dicevo appunto un punto veramente molto brutto come numeri intendo. Questa è la prima parte e andiamo a rappresentare nel nostro piano cartesiano. C quindi sta lì, evidentemente, vista le coordinate che quindi hanno una scissa negativa, un'ordinata positiva, si trova giace, sta nel terzo quadrante. Ecco il nostro triangolo isoscele ABC di base AB con AC uguale CB. Ci dice poi il testo, determina un punto P tale che AP settimi è uguale a PC. E qui sono problemi però, perché se uno dice, vabbè, ma che problema c'è? Vado a fare quello che ho fatto prima, quindi la condizione è questa. AP settimi pari a PC. Uno dice, vabbè, calcolo la distanza AP, visto che conosco A e AP gli do magari coordinate XY, e va bene. Anche qui P gli do XY, conosco C, però mi viene un'equazione in due incognite, che sono X e Y. E come arrivo alla seconda equazione? Mi servono due equazioni per due incognite X e Y. Il problema è un po'... Dunque, in questi casi, io vi ricordo la dimostrazione, vi ricordo la dimostrazione del baricentro di un triangolo che ho fatto nel video numero 3, nel quale ho parlato del teorema di Talete. Io direi di applicarlo sempre, il teorema di Talete, in questo caso. Guardate, andiamo a tracciare. Dunque, il teorema di Talete, intanto, cosa dice? Perché nel testo, appunto, nella rubrica L'esperto risponde, insomma, nel testo risolto da Massimo Bergamini correttamente, ci tengo a dirlo, proprio c'è un pezzettino nel quale non so neanche se venga menzionato il teorema di Talete. In realtà cerchiamo di spiegarlo bene. Dunque, il teorema di Talete afferma che, dato un fascio di rete parallelo, l'ho già detto, già nel video numero 3 l'ho già enunciato, però ve lo ridico, dato un fascio di rete parallele tagliato da due trasversali, i segmenti che si formano su una trasversale risultano essere direttamente proporzionali ai segmenti che si formano sulla seconda trasversale. Cominciamo con l'asse delle ordinate. Facciamo tre parallele, si tracciano tre parallele all'asse delle ordinate passanti per A, per P e per C, no? Ora, noi sappiamo che AP diviso 7 è uguale a PC. Ma allora, quindi il fascio di rette parallele del suddetto teorema di Talete chi è? Sono le tre rette parallele all'asse delle ordinate. Chi sono le due trasversali nelle quali i segmenti sono direttamente proporzionali? Sono AC, il lato AC, e l'asse delle X. Come abbiamo fatto nella dimostrazione del baricentro, individuiamo sull'asse delle X i punti. Vabbè, A sta già sull'asse delle X, P', punto di intersezione della seconda retta parallela all'asse delle ordinate con l'asse delle ascisse delle X, e C', punto di intersezione della terza retta verticale parallela all'asse delle Y con l'asse delle ascisse. Andiamo a vedere che punti sono. Allora, A è meno 4, 0, e meno 4, 0 rimane perché sta sempre sull'asse delle ascisse. P', che punto è? Beh, P' è un punto che ha, attenzione, occhio, è un punto che sta sull'asse delle ascisse. Cosa abbiamo detto prima? Che qualsiasi punto che sta sull'asse delle ascisse ha coordinate x0. Quindi P' ha la stessa ascissa di P. Quindi P' ha coordinate x0, perché il nostro punto P, che vogliamo determinare, ve lo ricordo, è del tipo xy. Ma visto che P' sta sull'asse delle x, avrà la stessa ascissa di P, ma ordinata nulla, quindi è del tipo x0. E C' chi è? C' ha la stessa, C' è un altro punto che sempre giace sull'asse delle ascisse, quindi è sempre del tipo x0, ma x di C' è la stessa x di C, se potete vedere, cambia la y. Quindi x di C' chi è? Beh, è meno 11 settimi, ovvero l'ascissa di C, ovviamente con ordinata nulla. A questo punto cosa possiamo fare? Beh, se i segmenti che stanno su una trasversale, ovvero la trasversale AC, sono direttamente proporzionali ai segmenti che stanno sulla trasversale, che è l'asse X, possiamo dunque dire che non solo che AP diviso 7 è uguale a PC, ma anche che AP' diviso 7 è uguale a P'C'. E credo di essermi spiegato meglio di così, non si può. Allora, scusate, AP' chi è? È la distanza tra A e P'. Attenzione che P' sta più avanti di A,
Quindi AP primo, no? P primo sta più avanti, sarà ovviamente l'ascissa di P primo meno l'ascissa di A, visto che comunque le ordinate sono nulle, sono uguali, sono zero. Quindi x di P primo, che è x, meno l'ascissa di A, ovvero meno 4, ovvero x più 4 diviso 7. E guarda che cosa, P primo C primo, anche qui C primo sta più a destra, quindi è più grande di P primo, cioè ascissa maggiore rispetto a P primo, quindi non c'è bisogno di mettere il valore assoluto per intenderci, basta fare x di C primo meno x di P primo, ma x di C primo è un meno 11 settimi meno x. Questo fa il Bergamini, ma non si capisce niente però. Se io vi avessi scritto questa cosa qua, ma voi che capivate? Capivate niente. Non parliamo di ragazzi, vi parliamo, eh? Sono ragazzi, parliamo di ragazzi, non parliamo mica di uomini. Bisogna capire questo. Chi spiega dovrebbe capire questo, che abbiamo a che fare con dei ragazzi, pur sempre dei giovani ragazzi. Furbi ma giovani. Allora, cosa direi di fare? Direi di moltiplicare per 7 entrambi i membri di questa equazione, ottenendo, guardate, 7 settimi è 1, quindi x più 4 uguale 7 settimi è 1, quindi meno 11, meno 7x. Facciamo i conti. Portiamo questo a sinistra, 7x più x è 8x, uguale, portiamo 4 a destra, diventa meno 4, meno 4, meno 11 è meno 15. Dividendo per 8 entrambi i membri, abbiamo trovato che l'ascissa di P', ma anche di P, perché hanno la stessa ascissa, è pertanto meno 15 ottavi, che è proprio, infatti, vedete che proprio coincide. A questo punto, lo stesso discorso lo ripetiamo dall'altra parte, per l'ordinata. Cosa intendo? Vuol dire che ripeto l'applicazione del teorema di Thaler, questa volta tracciando un fascio di rette parallele, questa volta all'asse delle ascisse, che intersecano l'asse delle y nei punti. Vabbè. Ho l'origine P secondo e C secondo, no? Dove ovviamente P secondo sarà un punto del tipo 0y, dove però l'ordinata di P secondo è la stessa di P. Il punto C secondo è un punto del tipo 0y, dove l'ordinata di C secondo sarà la stessa ordinata del punto C. E quindi ho l'ordinata di questa volta A, che è diventata l'origine, è 0,0, perché già aveva un punto che sta sulla serie di ordinate ha sicuramente ascissa nulla, ma A aveva già ordinata nulla, quindi è diventato l'origine. Anche qui per il teorema di Thalete possiamo dire che non solo AP diviso 7 è pari a PC, ma anche ovviamente AP secondo diviso 7 è pari a P secondo C secondo. Se voi andate a guardare il video numero 3, questa cosa qua l'ho applicata nel dimostrare la formula del baricentro di un triangolo. Ho applicato questa formula qua, non ho fatto altro che questo. Dunque, come al solito, andiamo a scriverci un attimo però, andiamo a scriverci, prima di scrivere a P secondo settimi uguale a P secondo C secondo, che è sicuramente verificata per il teorema di Thalete, andiamo a scriverci allora. A è diventato 0, 0. È diventato l'origine. P secondo chi è? Beh, P secondo ha, ovviamente, ascissa nulla, perché stiamo sull'asse delle y. Ovviamente in questo caso non l'ho detto, ma la trasversale, una è sempre a C, l'altra trasversale è l'asse delle y questa volta. Ovviamente il fascio di rette sono una è l'asse delle x che passa per A, e le altre due sono due rette parallele all'asse delle x che passano per P secondo e C secondo. Era giusto per... Lo vedete, ma ve lo volevo dire. P secondo quindi ha ascissa nulla e ordinata pari a quella di P, ma quella di P è 0y. E C secondo ora, ovviamente, ascissa nulla e l'ordinata che è pari a quella di C. E C chi è ordinata a 19 settimi. Numeraccio, però sempre quello è. Allora dobbiamo scrivere che A secondo P secondo settimi è uguale a P secondo C secondo. Allora, a secondo e P secondo è la distanza fra secondo e P secondo, però a secondo è il punto più in basso, P secondo sta più in alto rispetto ad A, che poi è l'origine. Devo fare ovviamente, attenzione, notiamo che entrambi a secondo e P secondo hanno, questi a secondo,
ascissa nulla, quindi basta fare la differenza in modulo, fare le ordinate, ma visto che l'ordinata di pi secondo è più in alto, è più grande rispetto all'ordinata di a secondo, che poi è l'origine, basta fare y meno 0, quindi a secondo pi secondo è y, ovviamente diviso 7, uguale, anche qui l'ordinata del punto c secondo è maggiore rispetto all'ordinata del punto pi secondo, quindi ovviamente devo fare y di c secondo, visto che non ascissa nulla, meno y di pi secondo, ovvero un 19 settimi meno y, no? Moltiplicando per 7 entrambi i metri di questa equazione, otteniamo che y è uguale a 19 meno 7y, e a questo punto, portando semplicemente meno 7y a sinistra, diventa 7y più y che fa 8y uguale 19. In effetti 19 ottavi dividendo per 8 è proprio l'ordinata di questo punto. Abbiamo risposto alla domanda P a coordinate meno 15 ottavi, 19 ottavi. Questo problema, attenzione, si risolve così, e mi permetto, nella mia un po' di presunzione, di dire e si spiega così, ragazzi. No, ragazzi, cari docenti, si spiega così, no? Massimo Bergamini mi avrà querelato a questo punto, ormai mi arriverà, suonerà il postino, no? Perché sicuramente, però... Devo dire che in quella rubrica non si capisce niente. Ottima rubrica, molte volte è spiegata bene. Per la verità c'è sempre, ovviamente posso capirlo, perché comunque essendo una pagina internet magari uno deve tagliare, però ragazzi, visto che c'è anche la figura lì fatta bene, io sinceramente avrei dedicato 2, 3 righe, 4 righe in più alla spiegazione più dettagliata della questione, perché altrimenti veramente uno studente che va a guardare per capire la risoluzione di questo problema non ci capisce una ben amata mazza, quindi in ogni caso questo problema si risolve così.